Dunque, sembra che siamo registrati, che poi finiamo in rete, quindi se dovete controllarlo. Però a una cosa non Io posso. non lo sapevo e quindi mi A una cosa non posso sfuggire, perché credo di essere stato qui all'inizio degli anni 90, probabilmente era il 1990, esattamente qui, e mi sarebbe piaciuto ritrovarmi nelle fotografie, un po' più giovane, più carine, ma forse non mi avete messo nella fotografia perché era un dibattito con Pillitteri, allora sindaco di Milano, che arrivò debitamente in ritardo senza aver letto il libro di cui si parlava, e Martinazzoli, che però mi pare abbia una sua struttura. Mi piacerebbe se metteste questa foto. Se c'è è una storica. Pasquino, Martinazzoli, Pillitteri. Una roba carina, sì. No, 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 un momento, no, la cosa era più complicata perché secondo me c'era anche un esponente di DS che però non riesco più a ricostruire, bisogna più guardare se avete, perché immagino abbia. La seconda cosa è che io ho rapidamente acceduto, anzi suggerito che parlasse prima Valerio Nida, dicendo ordine alfabetico, ordine di importanza, e poi non l'ho detto subito, ho detto così, lui parla, io mi accodo, entro in interstizi così, e invece non posso più fare questa operazione, perché ha toccato troppi argomenti, non posso seguirlo dappertutto, e quindi le mie critiche che ci saranno dentro il tipo di decisione che vado a prendere, perché primo non voglio parlare soltanto della democrazia in Italia, e secondo ci sono due modi di affrontare il tema della democrazia, visto, se posso dire così, dalla parte della scienza politica naturalmente, che in alcuni casi non coincide, ma certamente si incontra utilmente con il diritto costituzionale. C'è un modo classico, che è quello di perseguire il percorso della democrazia, individuare cioè i tre punti cruciali intorno ai quali le democrazie si costruiscono, cambiano, declinano, si trasformano. Cioè non c'è nessun dubbio, ad esempio, che non c'è democrazia se non c'è un certo numero di diritti civili, che sono per esempio la possibilità di parlare liberamente, di organizzarsi in gruppi, in associazioni, al limite naturalmente dei partiti, per esempio professare la propria religione, che all'inizio delle democrazie è un problema molto rilevante, sono i dissidenti religiosi che stabiliscono che il pluralismo è importante, che deve essere protetto e senza necessariamente invadere la sfera politica, anche se sappiamo che all'inizio i puritani della Nuova Inghilterra erano anche una bella banda di, come posso dire, autoritari, per intenderci, abbiamo fior fiori di analisi fatte da grandi letterati, da Jean-Paul Sartre a Hawthorne e cose via. Poi ci sono i diritti politici, che sono assolutamente rilevanti, e qui si inserisce il discorso sui sistemi elettorali, perché chi vota, come si vota, quando si vota, che tipo di propaganda si può fare, e che tipo di conseguenze hanno le elezioni, riguarda naturalmente il modo col quale i diritti politici sono estesi, sono protetti, sono promossi, e c'è sempre un dibattito su questo, come sappiamo un dibattito che ha portato finalmente al voto alle donne un po' dappertutto, metteniamoci nei regimi democratici, con la Svizzera buona ultima, e adesso sta ponendo il problema non soltanto dell'età, ma il problema anche degli immigrati, cioè se gli immigrati abbiano diritto a votare, se sì a quale livello di elezioni, e se sì e quanto tempo sia richiesto della loro presenza in un determinato ambito. E poi sarà bene non dimenticarlo, c'è il problema dei diritti sociali, perché tutta una parte di sinistra ha storicamente creduto che la democrazia era borghese, perché era solo diritti civili, diritti politici, se doveva diventare un po' di più, e cioè una democrazia vera, doveva estendere e doveva naturalmente proteggere e fare valere i diritti sociali, cioè non si è mai liberi del tutto se non si è liberi dal bisogno, e dunque i diritti sociali sono particolarmente rilevanti. E le democrazie nel corso del tempo si sono mosse in questa direzione, possiamo dire anzi che le democrazie di antica data sono andate tutte o quasi in questa direzione, perché nel frattempo le due grandi democrazie anglosassoni hanno qualche titubanza sui diritti sociali, Blair nei suoi 10 lunghissimi anni di governo ha avuto qualche, come dire, svolta, dirò così, e negli Stati Uniti i diritti sociali continuano a non essere particolarmente promossi, particolarmente ampliati, anzi ci sono stati vari restringimenti, però in questo caso sono in disaccordo con Valerio, perché non è una questione di regresso, è questione di è un andamento altalenante, si va un po' avanti, si va un po' indietro e così via, ma alcune democrazie, una volta conquistati questi diritti, tutte le democrazie scandinave, potremmo dire anche la democrazia tedesca, ugualmente conquistati questi diritti li mantengono e cercano anche semmai di ridefinirli senza ridurre. Secondo, qui
sta un... quindi diritti. Secondo punto, la democrazia può essere descritta dal punto di vista di alcuni elementi, i diritti, alcune tecniche, certamente le elezioni, alcune istituzioni. Però la democrazia non è solo quella, la democrazia è anche un ideale. C'è una parte descrittiva della democrazia e c'è una parte invece prescrittiva. E la parte prescrittiva è una idea potentissima, che dai greci fino ad oggi ci aiuta a pensare, a cambiare, a trasformare, a mobilitare, qualche volta a suscitare grandissime passioni. Questa parte ideale non può essere espunta. Cioè la democrazia, fermandoci semplicemente alla definizione lessicale, etimologica, è fondamentalmente potere del popolo, che magari ad Aristotele non piaceva tantissimo, infatti il termine democrazia per lui era leggermente negativo, avrebbe preferito un equilibrio tra i vari poteri, no? Politeia era il termine di Aristotele, il buon governo potremmo tradirlo oggi, e però questo elemento del potere del popolo c'è e si accompagna, credo in moltissimi di noi, certamente a sinistra si accompagna questo, al fatto che democrazia è partecipazione incisiva, cioè i cittadini partecipano e influenzano le scelte, forse partecipano in continuazione, qualcuno eccede naturalmente e qui sappiamo che ci sono problemi, perché troppa partecipazione può provocare grandi tensioni, un alto livello di mobilitazione provoca scontri, quindi provoca anche reazioni, non sappiamo dove mettere però il punto di equilibrio, dobbiamo consentire questo libero gioco partecipativo. Sappiamo dunque che ci sono almeno due ideali che perseguiamo, vogliamo che il popolo, cioè i cittadini, abbiano davvero il potere. E al tempo stesso vogliamo che partecipi. E quindi la democrazia è esigente nei confronti dei governanti, ma anche nei confronti dei governati. I cittadini devono essere sufficientemente informati, i cittadini devono essere interessati alla politica, i cittadini devono sapere esercitare il loro potere politico, essere, come si dice in scienza politica, essere efficaci. Questo incidentalmente non è una scoperta recente, ma è Pericle, il famoso discorso di Pericle, che dice, sì, cittadini ateniesi, siete tutti cittadini, e va benissimo così, la nostra democrazia si regge su di voi, però attenzione, alcuni di voi hanno una grande inclinazione per seguire i loro interessi privati, i loro commerci, e va bene naturalmente, però che sia chiaro che noi riteniamo che i cittadini che dedicano parte del loro tempo, delle loro energie, della loro intelligenza alla cosa pubblica, sono cittadini migliori. E noi anche riteniamo, penso, che assolutamente, non tutti lo ritengono. No, vabbè, se posso ancora dire di sinistra, certo, prima che il di sinistra sparisca dal simbolo e dal nome di un grande partito, noi di sinistra pensiamo che i cittadini debbano essere interessati, debbano informarsi e debbano partecipare, perché avremo una democrazia migliore. Questo è comunque l'ideale. Poi possiamo accettare che ci siano cittadini non interessati, ci dà fastidio se non si informano perché poi vanno anche a votare e non posso dire che sbagliano perché il voto in democrazia devo accettarlo così come si esprime, ci piacerebbe che cercassero di essere efficaci con un po' di conoscenza di causa. Questo tipo di discorso, cioè questo stacco tra la realtà e l'ideale della democrazia è da tenere sempre presente, per questo che possiamo continuare a dichiararci insoddisfatti della democrazia, perché c'è questo dislivello, però questo dislivello in un certo senso è congenito, è insito, ci sarà sempre, saremo sempre sufficientemente insoddisfatti della realtà e saremo sempre esigenti nei confronti dei nostri amici, dei nostri parenti, delle nostre fidanzate, sperando di averne molte, dei nostri figli se perseguono per esempio la pallacanestro a scapito di un minimo di conoscenza di politica. C'è. Credo che sia però la linfa vitale della democrazia, cioè quello che produce tutta una serie di cambiamenti che qualche volta possono positivi, qualche volta possono essere negativi. Qualcuno però, che sarà bene che ce lo ricordiamo, su questo si è soffermato e ha prodotto quella che al mio maestro Giovanni Sartori non piace, ma a me continua a piacere, è una formula molto rilevante. La democrazia è governo dal popolo, del popolo per il popolo. Abramo Lincoln. È una straordinaria formula, nella quale incidentalmente Lincoln credeva, Lincoln era un avvocato anche abbastanza colto ed era uno che credeva in quello che diceva. Questo è importante perché ci sono dei suggerimenti operativi. Governo dal popolo è chiaro, cioè il popolo deve poter scegliere i suoi rappresentanti, in questo caso anche eleggere direttamente il Presidente degli Stati Uniti, che è il contesto in cui Lincoln viveva.
governo del popolo, e quando il popolo decide direttamente alcune tematiche, alcune politiche, quando il popolo partecipa alla decisione, forse produce la decisione, cioè il referendum, che come sapete negli Stati Uniti non è nazionale, ma a livello di stati, a livello locale c'è. In Italia potremmo dire che questo elemento del popolo è l'iniziativa legislativa, anche se i parlamentari non se ne curano affatto, ma questo elemento c'è, e forse in qualche statuto comunale, provinciale, regionale c'è questo elemento di iniziativa, e quindi c'è una possibilità di governo del popolo. Su alcune tematiche il popolo viene chiamato a decidere. Certo, io so perfettamente che i referendum si prestano a manipolazioni di vario genere, però è uno strumento che il popolo può usare. Capisco benissimo che il referendum francese sul trattato costituzionale è una roba incredibile dal punto di vista del comportamento collettivo, però certamente c'è una espressione che alla fine si è tradotta in un no, che credo che i francesi volessero dire esattamente quello, anche se non hanno detto malamente. Okay. Ben gli sta, perché i francesi sono alquanto arroganti in materia di genere, quindi ben gli sta, fanno i furbi. Il governo per il popolo è chiarissimo, o no? Perché su questo Santori avrebbe una straordinaria serie di critiche. Per il popolo potrei dire che sono per l'appunto i diritti sociali, cioè è il welfare, Lincoln come anticipatore di welfare, ma qui c'è però un altro elemento che può essere preoccupante, potrebbe essere una democrazia paternalistica, cioè che si occupa del popolo in maniera paternalistica, ci sono delle risorse, le distribuisce, cerca non solo di accontentare il popolo ma di blandirlo, al limite potrebbe manipolarlo, non è certamente Lincoln, però questo elemento c'è. Però questa è una buona formula, secondo me, per valutare le democrazie reali, le democrazie esistenti. Potere del popolo, partecipazione. Tutto questo è tornato, come dire, visibile, è un argomento di dibattito, anche perché sono intervenuti alcuni fenomeni tecnici, tutt'altro tecnici o tecnologici, tutt'altro che marginali, cioè internet, la cosiddetta e-democracy, la democrazia elettronica. La possibilità di usare la democrazia elettronica per ottenere che cosa? Perché qua poi naturalmente bisogna fare molta attenzione, tra un attimo. E l'altro elemento che va alla grande è questa idea della democrazia deliberativa, cioè di usare cittadini che approfondiscono problemi e che poi raccontino come sono giunti a soluzioni, non soltanto a chi ha il potere poi di decidere, ma anche agli altri cittadini, cioè di avere una sorta di democrazia cascata. Pigliamo dei gruppi di cittadini, li esponiamo a degli esperti, consentiamo loro di scambiarsi opinioni, di imparare, e alla fine producono qualche cosa che può essere riprodotto, perché per esempio viene trasmesso attraverso la televisione. Anche questo elemento consente forse di migliorare, comunque uno strumento democratico di coinvolgimento, di informazione, di traduzione di una serie di preferenze in possibili decisioni, in soluzioni alternative. Questi sono però perfezionamenti della democrazia. Cioè, se funzionano, perfezionano, ma non toccano, come dire, la struttura, l'impianto della democrazia, continuano a essere cittadini, o dovrebbero essere cittadini, ad avere il potere di decidere. Ma succede davvero così? Bonida direbbe, no, che non succede così, c'è di tutto, ha fatto un elenco lunghissimo di problemi, succede di tutto, questi cavoli di cittadini non partecipano abbastanza. Attenzione, perché la differenza tra le elezioni nei regimi democratici e quelli nei regimi non democratici, vi ricordo che si tengono elezioni, per esempio nello Zimbabwe, è che nei regimi democratici i cittadini hanno la legittima possibilità di scegliere di non votare. Questo bisogna mantenerlo fermissimo come diritto. O il diritto di dire: tu non mi interessate per niente e quindi lasciatemi perdere, me ne vado al mare, vado a giocare a pallone, vado da qualsiasi altra parte, lasciatemi perdere. Non è questo un fatto positivo, perché, non è un problema. No, c'è un astensionismo deliberato, intelligente, che valuta le scelte in campo e che dice, come farà a un certo punto il professor Valerio Nida, questo bipolarismo non vi piace e non vengo a votarvi né l'uno né l'altro. Dico bene? E invece non lo farà. Io trago quella conclusione. Lo so, ma lì però tu non prendi la conclusione. Esatto, e a questo punto sei in contraddizione con il tuo ragionamento, però, perché comunque tu dici, il populismo vale, però io tanto scelgo comunque da quella parte lì. Esatto, come d'altronde io non posso in nessun modo negare che il centro-sinistra mi pare un caravanza di lato straordinario, ma posso votare il centro-sinistra, chiaro che no, e dunque c'è sempre la teoria del minore dei mali, però l'alternativa è di non andare, cioè dicendo no, questa volta siete davvero brutti e tanto non è che conto tantissimo, qui c'è poi il famoso paradosso del voto e io non vado a votare, almeno mi sono salvato la coscienza, e dice non sono andato a votare perché eravate davvero bruttissimi.
Però il punto rilevante qui di tutto questo è che sono tutti elementi che in un certo senso possono perfezionare oppure non la democrazia, ma rimane che i problemi cruciali sono quelli che ho enunciato. E poi c'è il problema istituzionale, sul quale Valerio è intervenuto, come si direbbe con questa espressione che io non gradisco, a gamba tesa. Non è l'argomento della serata, non è la riforma elettorale, non sono le istituzioni elettorali. Io non voglio parlare di quello, anche perché io conservo un prezioso bigliettino del giudice costituzionale Valerio Nida. Caro Gianfranco, smettila di criticarci, non siamo tutti dei proporzionalisti in questa Corte Costituzionale. Sì, non mi ricordavo. A mano, scritto a mano, scritto a mano. E invece no, sono dei proporzionalisti là, e certamente lo era anche il giudice Onida, penso che continui a esserlo, per come si è espresso, secondo me lo è ancora. No. Non sono niente in teoria, bisogna avere un argomento concreto. Impianto un esperimento di democrazia deliberativa. Che chi pensa che il professor Onida non sia proporzionalista, anzi la manca. Ma che io mi sono battuto per il sistema elettorale, quello del 93. Bah, su questo non entro sulle esperienze personali, giudico sulle battute che hai fatto e su quello che so che scrivi, e che leggo, perché... Okay. Allora, istituzioni. Qua c'è un problema, perché nel corso del tempo è chiaro che una delle opzioni è in qualche modo venuta meno. Cioè i greci potevano anche avere una democrazia diretta, si discute se i greci avessero una democrazia diretta. Nel corso del tempo però, inevitabilmente, le dimensioni dei regimi democratici sono tali che non consentono la democrazia diretta. Quindi siamo costretti comunque ad avere una democrazia rappresentativa, cioè questo non c'è nessun dubbio. Possiamo avere delle forme di democrazia diretta, ma la democrazia che abbiamo è una democrazia inevitabilmente rappresentativa. E a questo punto possiamo chiederci se dobbiamo temperare, moderare, ridurre la rappresentatività o incanalarla in un certo senso, invece consentire la sua massima espressione. C'è chi dice no, la democrazia non può che essere assolutamente rappresentativa, e Stuart Mill nel libretto di Ginsburg non appare così, ma in realtà Stuart Mill era perfettamente proporzionalista, e che dice no, attenzione, bisogna che il lettore possa davvero scegliere. Valerio dice che non è vero, che può scegliere, però in realtà ci sono possibilità di scelta. Allora, io che non mi ero preparato di questo tipo di discorso, vi dico che si può fare, e nella misura in cui Salvatore mi dà del tempo, lo accenno. Perché quando uno si sofferma sulle grandi teorie della democrazia, alla fine ne trova due. Non casualmente sono teorie che chiamerò mitteleuropee. Perché quello che dice Lincoln non è una teoria, cioè sono indicazioni, ma ci sono due grandi teorie della democrazia mitteleuropee, con le quali facciamo i conti tutti i giorni, naturalmente, a vari livelli. Da una parte c'è Schumpeter. Cos'è la democrazia? È quel sistema nel quale alcune élite si propongono agli elettori e ottengono il mandato per governare. La teoria di Schumpeter è chiarissima, è la teoria competitiva della democrazia che produce sicuramente un bipolarismo, perché possono anche presentarsi cinque gruppi, ma alla fine è chiaro che soltanto due di loro possono vincere, quindi gli elettori magari la prima volta sbagliano, ma la seconda volta convergono e votano. Valerio, questo sicuramente lo sai, la maggior parte di noi elettori vota non la scelta più gradita, che non riesce a trovare quasi mai, ma la scelta meno sgradita. La teoria di Schumpeter dunque è maggioritaria e al limite certamente bipolare, al limite bipartitica, quasi sicuramente compatibile con il presidenzialismo, che incidentalmente, quando Schumpeter scrive, è crollato rovinosamente nel contesto di Weimar, ma invece vive vegeto nel contesto statunitense, non soltanto, ma ha prodotto a quel punto la terza elezione di Franklin Delano Roosevelt, e quindi Schumpeter è, come dire, tutto sommato soddisfatto, vince il capo di un partito grande che per di più è anche progressista. Schumpeter non era molto progressista, ma sufficientemente. Dall'altra parte, stesso periodo, stesso luogo, stessa lingua, c'è Hans Kelsen, che non ho bisogno di spiegare a Valerio, ma che è esattamente l'opposto, il quale dice: ma stiamo scherzando, la democrazia è una democrazia di partiti e non di elite che entrano in competizione. La democrazia deve essere proporzionale, perché se vogliamo qualche cosa, adesso intervengo sul bene comune, che rappresenti le preferenze degli elettori, quanti più dei rappresentanti stanno insieme al governo, tanto meglio, perché rappresentano più preferenze, quindi gli elettori insoddisfatti dovrebbero essere di meno. E la democrazia è parlamentare, non scherziamo neanche su questo punto, non può esserci un mandato che va dagli elettori a un gruppo di elite, ma il mandato se va dagli elettori ai rappresentanti dei partiti che poi si ricompongono.
Questa è l'altra potentissima teoria della democrazia. Noi credo siamo vissuti nella democrazia kelseniana molto a lungo e con un unico problema, che il PC non poteva fare parte delle coalizioni di governo e che dall'altra parte c'era un piccolo partito fascista, quindi il 30% di elettorato in qualche modo non era poi coinvolto nelle procedure decisionali, anche se qualche volta, in qualche modo, non dirò sotto banco, ma semplicemente tenendo conto della realtà effettuale, direbbe Machiavelli, i comunisti partecipavano a qualche processo decisionale. E però è difficilissimo scegliere tra queste due teorie, perché qui entra in campo una preferenza ideale. Cioè, se io devo scegliere, scelgo Schumpeter, che mi era anche più simpatico, pensa che è un po' freddo, un po', come dire, un po' troppo formalista. Schumpeter invece consente anche questi scontri fra persone che sono vigorosi, perché alla fine la politica è un rapporto fra persone, eh? Cioè, mi fido di quell'elite oppure no? E mi fido delle elite partitiche oppure no? O mi fido delle elite competitive nella democrazia di Schumpeter? Qualcuno ha detto no, ma la democrazia di Schumpeter non va bene, perché queste elite vengono elette e poi rimangono, l'ha detto anche Valerio in un passaggio, rimangono i 5 anni e nessuno le controlla. Non è così, perché se quella è una democrazia di elite politiche, le elite politiche non vogliono rimanere lì 5 anni, ma vogliono rivincere le elezioni e quindi cercheranno di tenere conto di quello che capiscono dei loro elettori, ma anche di quelli che non li hanno votati, perché una parte dei loro elettori sarà insoddisfatta e li lascerà alla prossima tornata elettorale, quindi loro devono raggiungere gli elettori che non li hanno votati e quindi diventano incredibilmente molto interessati alle preferenze, agli interessi, alle opinioni di quegli elettori, cioè rimangono rappresentativi. Qui c'è il grande apporto di un altro studioso tedesco, si chiama Friedrich, un grande costituzionalista politologo, che dice: questa è la regola delle reazioni previste. Io, governante, cerco di comportarmi bene, cercando di capire cosa vogliono i elettori, perché voglio essere rieletto. Però qui c'è il punto cruciale, è questo, che queste sono elite politiche, cioè non vogliono vincere una volta, ma vogliono vincere e rivincere. Il dramma è che se elite non sono politiche, qualche volta non sono così inclini ad essere responsabili, cioè non sono così inclini a cercare questo consenso senza stravolgere le loro piattaforme programmatiche, e lì quando c'è dell'antipolitica la teoria di Schumpeter incontra qualche inconveniente. Peraltro nel contesto statunitense l'antipolitico che è stato Reagan in qualche modo ha poi dovuto tenere conto del fatto che gli elettori avevano determinate preferenze, perché anche l'antipolitico alla fine vuole passare la mano a qualcuno che viene dal suo partito e quindi non si comporterà in maniera del tutto irresponsabile. Non voglio concedere più di tanto, ma certamente qualcosa devo concedere, non c'è dubbio. Però rimane che Schumpeter in realtà non è una teoria campata in aria, tiene e tiene anche nel corso del mandato. Naturalmente anche nel corso del mandato dei kelseniani quella teoria proporzionalistica, rappresentativa, parlamentare e così via tiene, con un problema però, che lì è più difficile dare un giudizio sulla responsabilità di chi governa. Cioè l'elettore, quando ci sono 5 o 6 partiti al governo e deve votare per dei partiti, finisce per ascoltare una sirena che gli dice: guarda che io avrei fatto delle cose bellissime, ma gli altri 4 non volevano. E gli altri 4 possono dire: guarda che noi avremmo fatto delle cose bellissime, ma era lui che non voleva. E cioè c'è uno scaricabarile di responsabilità. Mentre quando c'è un gruppo di elite che ha ottenuto il mandato, lì hanno poco da scaricare barile, anzi a quel punto sono ritenuti responsabili. Avevate grande potere politico, che cosa ne avete fatto? Che è quello che viene utilizzato nel contesto statunitense, c'è anche una teoria del voto in questo contesto. E allora è difficile scegliere, però dovendo scegliere io scelgo la teoria di Schumpeter, cioè scelgo una democrazia maggioritaria, bipolare e competitiva. Dopodiché però ho dei problemi con quello che diceva Onida sul bipolarismo, perché chi l'ha detto che i due blocchi sono sempre gli stessi blocchi? Non è vero, cioè i due blocchi possono cambiare nel corso del tempo. Per fortuna, applauso a scena aperta all'onorevole Mastella, che certamente si muoverà agilmente tra un blocco e l'altro. Benvenuto l'onorevole Follini con la sua Italia di mezzo, che deve essere grossa così, ma si muove anche lui. Cioè ci sono gruppi di persone che si muovono, cioè non è vero, neppure in questo bipolarismo, che è pessimo, però intendiamoci, è pessimo perché siamo pessimi noi, e questo è il bipolarismo che ci rappresenta, è la nostra società che produce questo bipolarismo. Ci sono comunque elementi di movimento, il bipolarismo non è mai del tutto statico, ci sono stati. In questi 15 anni ci sono stati, la Lega è stata alleata con Berlusconi e poi ha fatto vincere il centro-sinistra nel 96, e Mastella era ministro di Berlusconi, adesso ce lo troviamo qui, la prossima volta sarà anche un ministro.
Tremonti è stato eletto. Sì, e Mastella sarà ministro nel prossimo governo Berlusconi, cioè non abbiamo nessun problema con Mastella, come ho detto e lui si è anche lamentato. Mastella è un nanetto elettorale, ma è un gigante politico, perché con l'1,4% tiene tantissimo da questo sistema lì. Quindi il bipolarismo in realtà non è bloccato, si muove, certo è farraginoso, certo la legge elettorale lo ha ulteriormente ingessato. Però si possono avere leggi dentro non migliori, non dispero, anche se a giudicare quello che sta venendo fuori la situazione non è buonissima. Ultimo, non è vero che la democrazia sta regredendo, anzi, la democrazia si sta avviando, cioè oggi ci sono molte più persone che vivono in regimi democratici di quante ce ne siano mai state al mondo. Ci sono molti più regimi che stanno cercando di diventare democratici e ci sono molti regimi che magari non lo cercano di diventare, ma che rischiano di diventarlo, dirò così, perché nel frattempo ci sono dei cambiamenti sociali, culturali, economici che aprono la strada alla democrazia. C'è un'unica sfida sulla quale però non voglio in nessun modo intervenire, che la democrazia deve, con la quale la democrazia deve fare i conti, che è il fondamentalismo, cioè la vera alternativa alla democrazia è la teocrazia. Ecco, quella sfida c'è, non possiamo fare fatica che non ci sia, anche perché Ratzinger ce lo ricorda a tutti i momenti, Ruini magari non ce lo ricorda più, ma il cardinale Bagnasco fra un po' ce lo ricorderà con allegria, ma allegria per i cardinali è sempre dura da trovare, con un po' di vigore e così via. Però al di là di questo, la democrazia in realtà si è ampliata. Qual è il problema? È che i cittadini sono diventati molto più esigenti, molto più critici. È questo che vediamo i problemi della democrazia, ma perché sono i cittadini critici che pongono questi problemi. E anche quando non sono una maggioranza, se sono critici è perché si sono preparati, perché si sono interessati, informati e così via, cercano di influenzare le decisioni, non riuscendo allora diventano critici e sono loro che fanno muovere la democrazia in termini di diritti, in termini qualche volta di pratiche, qualche volta cercando di cambiare le leggi elettorali e cercando di cambiare le istituzioni. Grazie. Grazie.